Salve a tutti! Nel video di oggi vediamo come realizzare dei semplicissimi e coloratissimi quadernini come questi, rilegati con lo spago bianco. Questo video si compone in realtà di due parti. Oggi vediamo come realizzare i quadernini, in un prossimo video invece vediamo come assemblarli in una struttura Midori, ovvero una tipica rilegatura giapponese che, grazie a un sistema di elastici, ci permette di tenere insieme più quadernini anche di varie dimensioni. Per realizzare i quadernini abbiamo bisogno di 12 fogli in carta da 80 grammi in formato A5. Per la copertina ci servirà un pezzo di cartoncino che misura 15 x 23 cm e io vado a riciclare la copertina di un quadernone lucido. Per rilegare utilizzeremo dello spago bianco. Per la decorazione ci servirà un pezzo di cartoncino che misura 10,5 x 14,5 cm ed è un cartoncino leggermente più grande rispetto alla fustella della coppia creativa rettangolo smerlato che andremo ad utilizzare sul cartoncino. Poi ci servirà una seconda fustella della coppia creativa per ritagliare questo banner su cui andremo a scrivere con una penna calligrafica. Utilizzeremo diversi colori di washi, scotch biadesivo e biadesivo spessorato, forbice, per finire crocodile, una riga e una matita. Prendiamo i 12 fogli bianchi in formato A5 e li pieghiamo a metà. Lo stesso facciamo con la copertina, che è leggermente più grande rispetto alle pagine. Apriamo e segniamo due punti con la riga a 2,5 cm dal bordo, sia da una parte che dall'altra. A questo punto prendiamo la crocodile e la posizioniamo sul foro piccolo, ovvero sul foro da 1/8. Foriamo contemporaneamente sia la copertina sia le pagine. Poi prendiamo lo spago, lo inseriamo dall'interno del quaderno, lo facciamo passare all'esterno e rientriamo. Semplicemente facciamo un nodino. Chiudiamo e il quadernino è pronto. Decoriamo. Prendiamo il cartoncino e ci divertiamo ad attaccare i washi di vari colori. Adesso prendiamo la fustella e tagliamo il nostro rettangolo con la Big Shot. Prendiamo il nostro banner e scriviamo, nel mio caso, idee creative. Piaciuti i miei quadernini coloratissimi?
Ecco i quadernini all'interno del mio Midori, così da averli sempre a portata di mano per non lasciar scappare nessuna idea. Vi rimando al prossimo video per vedere la struttura esterna del Midori e a presto! Ciao ciao!